ci abbiamo verso l'ultimo contributo, poi apriremo anche per alcune domande dal pubblico se qualcuno ha voglia di chiedere approfondimenti. Ecco, sul volantino di questa serata avrete notato, forse alcuni di voi l'hanno visto, che c'era scritto sotto in basso verso la scuola dei beni comuni. All'assessore Manza chiediamo di raccontarci cos'è, cosa sarà la scuola dei beni comuni, questa iniziativa. Grazie. Come ricordava prima Marco, un anno fa abbiamo avviato questo percorso di riflessione sui beni comuni. Ovviamente non è stato un qualcosa nato per caso, ma è stato frutto di una riflessione all'interno dell'amministrazione su quale doveva e poteva e doveva essere il ruolo del comune, inteso come istituzione, in un momento politico, sociale ed economico particolare come quello che stiamo vivendo. In particolare, come si diceva prima a cena con Serge Latouche, ci siamo detti che si potevano fare belle cose anche con pochi soldi. E quindi è nato questo percorso, che ovviamente è stata una delle azioni che l'amministrazione ha fatto dopo aver fatto appunto questa riflessione. Questo percorso, come sapete, è fatto di incontri pubblici come quello di stasera, e abbiamo avuto molte serate interessanti. Ricordo solo le più importanti, direi, con Alberto Lucarelli, Paolo Cacciari, Carlo Pietrini, Ivo Diamanti. Ma ci siamo sforzati di fare in modo che questo percorso portasse anche delle azioni concrete. Alcune le ha citate prima Chiara, altre ricordo io, come il mercatino dello scambio, il corso di cucina degli avanzi. Sia negli incontri pubblici che in questi tentativi di azioni concrete, il principio attorno al quale abbiamo cercato di lavorare è stato quello della partecipazione. E visto l'interesse che questo tema ha creato, e credo che stasera ne abbiamo un'ulteriore conferma, ci siamo detti cosa possiamo fare ancora per tentare di fare un passo avanti su questo argomento e su queste azioni da portare avanti. E allora è nata questa idea di scuola dei beni comuni, ossia un momento che si concretizzerà in un weekend di ulteriori approfondimenti e ulteriore ricerca di azioni da fare, e questo momento sarà a maggio, il 24, 25, 26 maggio. Questa scuola però, come l'abbiamo pensato noi, proprio avendo al centro il concetto della partecipazione, avrà un prima e un dopo. Il prima è già stato avviato e consiste nell'individuare, insieme a tutte quelle persone che sono interessate al tema, quali saranno gli argomenti, le modalità, le formule con cui la scuola poi nel weekend che dicevo si concretizzerà. Il dopo invece, e solo secondo me se ci sarà questo dopo potremmo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo. Il dopo per noi dovrà essere partire con una serie di azioni concrete in questo territorio, ma anche in altri territori, che permettono appunto di realizzare la cosiddetta, quella che abbiamo chiamato noi, la pratica dei beni comuni. E ripeto, solo se ci sarà questo dopo potremmo dire di aver vinto in questa piccola sfida. L'invito a tutti voi, tutti i presenti, direi soprattutto ai giovani, perché l'altro aspetto positivo di questo percorso, confermato stasera, è che su questi temi finalmente anche i giovani si muovono. Quindi l'invito è veramente di darci una mano in questo percorso e di aiutarci nei prossimi due mesi a costruire la scuola e poi a concretizzarla. Questo intervento credo ci apra due questioni che possiamo ancora approfondire. La prima è quella del ruolo dei governi, a partire da quelli locali, no? Quale può essere, in una idea di decrescita, il ruolo che possono
giocare i governi, gli enti e soprattutto gli enti locali, quindi le amministrazioni comunali, per favorire pratiche nuove. Il secondo, più generale, ha a che fare con il tema della partecipazione e della democrazia, perché poco fa parlavamo di finanza, spread, questioni globali che spesso ci fanno sentire, come dire, piccoli piccoli e quasi impossibilitati a poter fare qualcosa. Lei su queste due questioni che opinione si è fatto? Allora, sul che cosa si può fare localmente, abbiamo già toccato tutto un aspetto, perché il progetto delle città in transizione, tutta la transizione, tocca tutto questo argomento. Un argomento che tocca le due domande e che non abbiamo ancora, di cui non abbiamo ancora parlato stasera, e che risponde parzialmente all'osservazione di Paolo sul fatto che i piccoli comuni hanno poco risorse, ma lui ha detto che anche se hanno poco risorse c'è un sacco di cose che si può fare. E una cosa che si può fare e che permette di avere più risorse è creare una moneta locale. Allora, questo è interessante se si fa di alcuni gruppi. In questo momento, se cercate su internet, in Spagna, dove la situazione è peggiore di quella dell'Italia, più di una centinaia di comuni hanno fatto una moneta locale. C'è tutta un'esperienza sulle moneta locali. Si sa che l'Argentina, dopo il crollo del peso, ha sopravvissuto grazie alle monete locali che chiamavano patacones. O créditos. E allora è interessante quando il comune non ha abbastanza denaro per far lavorare tutti i disoccupati. Se lui crea la moneta, può, invece di pagare a tempo pieno un sacco, può pagare parzialmente in la moneta in euro, in una moneta locale. Allora, questa moneta locale che cosa serve? Allora, c'è tutto un gruppo, più il gruppo è importante, sono gli aderenti, che alcuni produttori, alcuni commercianti accettano questa moneta locale. Se la moneta è emessa dal comune, alcune tasse possono anche essere pagate con questa moneta, eccetera. E allora questa permette di dare lavoro ai disoccupati, di mobilitare delle risorse locali, dei prodotti per un sviluppo. Non per un sviluppo infinito, ma un'attività locale, ridare vita a una moneta locale, a una vita locale. E come lo sa la Chiara, a Totnes hanno fatto anche questa moneta locale per far vivere la città in transizione. Questo è una cosa. Ci sono molte esperienze diverse, che può in un contesto favorevole può dare dei risultati importanti. Io credo che per il resto abbiamo già toccato tutti gli altri aspetti.